Nell'ambito degli accessori per Nintendo Switch, Nitro Deck di CRKD rappresenta un accessorio praticamente impossibile da non considerare. Tratta di un controller preciso, maneggevole, compatto, utile soprattutto per facilitare la modalità portatile di Nintendo Switch. L'azienda CRKD ci ha inviato molto gentilmente la Retro Purple Limited Edition di Nitro Deck, con tanto di case per portare in giro la console. Dopo questo primissimo video unboxing, molto breve, vi facciamo vedere la console e il controller in azione. La confezione è elegante, così come il case, che vi tornerà utilissimo per portare in giro la console insieme a un cordino che lo trasforma in una sorta di borsa. All'interno della confezione noi troviamo il controller, con tanto di libretto di istruzioni e alcuni piccolissimi accorgimenti che dovete considerare per giocare con Switch con Nitro Deck. All'interno della confezione abbiamo inoltre due stick analogici extra per eventualmente sostituire quelli del Nitro Deck che potrebbero andare perduti o potrebbero rovinarsi, e abbiamo anche un praticissimo cavo USB-C per sfruttare la console oppure anche per ricaricarla, dato che si può tranquillamente ricaricare Nintendo Switch attraverso Nitro Deck, come vi faccio vedere successivamente. Conclusa questa parte di unboxing, iniziamo con la seconda parte del video in cui vi faccio vedere un po' la console in azione. Vediamola adesso dunque un pochino più nel dettaglio e soprattutto la vediamo in azione. Intanto vi posso assicurare che la console, anzi il controller, appare molto molto solido, la plastica è resistente. Qui dietro c'è una parte più liscia, qui c'è una parte un pochino più ruvida per ovviamente mantenere più grip sulla presa. Come potete vedere la colorazione ricorda molto da vicino quella del controller di GameCube, la storica console degli anni 2000 di Nintendo. Sono però disponibili anche altre colorazioni, scusate qui ogni tanto il focus va via ma cerchiamo di riprenderlo facilmente. Vedete che ci sono gli stick analogici gialli e bianco lattiginosi, chiamiamolo così. Qui abbiamo i pulsanti ABXY con i colori appunto di GameCube. Il pulsante per la home è sostituito, per la home di Nintendo Switch è sostituito dal simbolo di CRKD, ma lo scopo ovviamente resta sempre quello, non c'è nulla di nuovo, ecco. Quindi le funzioni sono sempre le solite. Per utilizzare la console vi faccio vedere qui, intanto se l'avete già inserita dovrete girare la console e tirare su questo switch e in questo modo potrete sbloccare la console. Se invece la state inserendo per la prima volta vi basterà inserirla da qui, come potete vedere, e farla scorrere pian pianino, la farete scorrere, qui ci sarà il sistema di incastro appunto per incastrare la console. Fate attenzione, questa è una cosa che ho trovato un pochino scomoda, quando dovrete cambiare gioco la cartuccia è in questa posizione e non è propriamente ottimale cambiare gioco con Nitro Deck. Non è neanche così difficile, però è sicuramente più scomodo che con la modalità portatile. Ecco, io in precedenza utilizzavo un controller molto banale, un acquisto su Amazon di pochissimi euro, come potete vedere qui. Questo serve per aumentare, per migliorare anzi la manovrabilità di Switch, per tenerla più comodamente, più saldamente. Però ovviamente quando ci troviamo di fronte a un prodotto come Nitro Deck, che è pensato apposta per quello, vedete che siamo proprio su un'altra scala. Tra l'altro i controller sono anche più piacevoli, i tasti dorsali RL, ZR, ZL sono più grandi, sono più utili di quelli che c'erano inizialmente. Diciamo subito un piccolissimo difetto che io ho riscontrato in queste settimane di utilizzo: dopo poche settimane io già sento il rumore della molla di ZR in particolare, perché l'ho giocato con uno sparatutto e questo tasto l'ho usato parecchio. Il tasto funziona, non sto dicendo che la console non che sia già inutilizzabile, il tasto funziona. Io ho avuto un DualShock di PS4 che è durato praticamente 10 anni con questo difetto, quindi potrebbe non essere un problema. Sicuramente per chi cerca l'esperienza infallibile, proprio la migliore in assoluto, questo è un piccolo difetto. Ma passiamo al gioco vero e proprio. Io ve lo faccio vedere qui con
come potete vedere, New Super Mario Bros. U Deluxe. Mi sto preparando per l'uscita di Super Mario Bros. Wonder il 20 ottobre. Allora, i comandi sono piacevoli. Giocare con Nitro Deck è bello. Intanto vi dico che questo io non l'ho mai utilizzato per tenere in piedi la console, lo ritengo abbastanza inutile, anche se sicuramente a qualcuno può tornare utile. Vi dirò però che in modalità Nitro Deck mi piace giocare molto di più a Switch in modalità portatile. Switch in modalità portatile è una bella console, ma non prendiamoci in giro, è una console che dopo un po' dà fastidio. Tenere in mano le console portatili non è facile, ve la faccio vedere un po' storta la console, ma è per evitare, ecco, per evitare la luce, appunto, che si veda un po' troppo. Tac, uccidiamolo. Comunque, dicevamo, questa è la console Nitro Deck, sicuramente, dicevo, aumenta di non poco la manovrabilità e la comodità nell'utilizzare Switch in modalità portatile. Praticamente non è possibile, sono già morto, sono una pippa. Sicuramente vi troverete bene. Intanto vi posso dire che ci sono anche dei comandi rimappabili, come potete vedere qui dietro. Vedete che qui abbiamo quattro tasti extra, qui c'è il simbolo di CRKD, qui abbiamo quattro tasti extra che possono essere riprogrammati con questo pulsante e possiamo assegnare un po' quello che vogliamo. Naturalmente risulta essere molto utile metterci tasti dorsali, no? Per gli sparatutto questo diventa utile, anche perché, come potete vedere dalla forma e dalle funzioni, diventa insomma una sorta di controller Elite per Nintendo Switch in modalità portatile. Qui vi segnalo anche la presenza dei due input e output per ricaricare la console o per proiettarla, perché può essere anche fatto questo attraverso l'input, e possiamo dire che abbiamo finito. Ci troviamo davanti a tutto quello che vi dovevo dire. L'unica cosa che posso aggiungere è che per utilizzare Nitro Deck voi dovrete andare nelle impostazioni di sistema. Vediamo se riprende il fuoco, perfetto. Impostazioni di sistema, andare nella sezione dedicata a controller e sensori e specificare che state utilizzando una comunicazione via cavo del Pro Controller, perché è l'unico modo per far leggere Nitro Deck alla console. Praticamente la console riconosce che Nitro Deck è un Pro Controller di Switch. Bene, questo è tutto quello che vi dovevo dire, vi volevo dire su Nitro Deck. Vediamo di metterlo qui, e qui ci mettiamo la nostra bella confezione. È un controller sicuramente interessante, utile. Consigliare l'acquisto di Nitro Deck? Sì, se siete degli assidui giocatori di Switch, io non posso far altro che dirvi: è un controller perfetto per chi utilizza Switch in modalità portatile. Ovviamente non per chi la utilizza in modalità casalinga, lì ci sono altri controller, altri accessori. Qualcuno si chiederà: sì, ma prendere adesso un controller di questo tipo che costa 100 euro comunque per una console che sta finendo il suo ciclo vitale? Io vi posso dire che sì, ci sono. Allora, dovete fare alcune considerazioni. Intanto, se siete entrati da poco nel mondo di Switch o se ci entrerete tra poco, Nitro Deck sì, è un controller che dovete avere, perché Nintendo Switch ha talmente tante esclusive che dovrete recuperare che potrete utilizzarla per 3-4 anni e avrete ancora del materiale. Io, pensate che Switch la utilizzo solo ed esclusivamente per giochi esclusivi, e la utilizzo da 6 anni e ne ho ancora da recuperare. Quindi voi pensate quanti ce ne sono tra Mario, Kirby, Zelda, Metroid, ce ne sono veramente tantissimi. Parlo anche di spin-off, di capitoli principali, di remake, ne stanno per uscire tanti altri. Quindi chiaramente deve essere un acquisto in prospettiva. Se avete intenzione di utilizzare ancora molto Nintendo Switch, sì, è sicuramente uno dei migliori controller sulla piazza. Se non a livello di controller per la modalità portatile di Switch, forse è il migliore. Ringrazio ancora una volta quindi CRKD per questa opportunità. Io vi saluto, ci vediamo ad un prossimo video.